Lo facciamo con Lorenzo Sentino, WeTrading.eu. Ciao Lorenzo, ben trovato. Ciao Giacomo, buonasera a tutti. Intanto segnaliamo anche che il target che avevamo fornito sul Nasdaq con Nicola Para è andato, diciamo, si è compiuto, quindi insomma grazie a Nicola per le sue previsioni, ma che è un po' quello che succede anche quando analizziamo qualche titolo, in particolare con Lorenzo Sentino. E allora, guardando appunto Wall Street, che al momento sta navigando in acque tranquille, guadagna tra lo 0,4 e lo 0,5. Sì, attorno appena sopra lo 0,4%, questo vale per il Dow Jones, lo Standard & Poor's e il Nasdaq. Andiamo ad analizzare il primo titolo, che si tratta di Roblox. Roblox Corporation sul NYSE, caro Lorenzo, e oggi vedo che guadagna l'1,05% non prima di aver segnato i minimi da maggio 2021. Roblox Corporation, Lorenzo, a te la parola. Sì, esatto Giacomo, parliamo di un titolo molto interessante perché aveva avuto una fermata rialzista importante nei mesi precedenti per poi pian piano sgonfiarsi. Si tratta di un titolo interessante perché fa parte di quell'economia nuova legata al gaming online e agli abbonamenti che gli utenti appunto che partecipano a questi canali, questi network di gaming riescono quindi a far generare cassa. I recenti ribassi sono dovuti a dei rumors e anche forse a qualche attività irreale di manovre da parte del governo americano di voler limitare gli abbonamenti anche ai minori, quindi ecco che giustamente il titolo un po' si sgonfia. Il prezzo però rinizia ad essere di nuovo interessante perché appunto stiamo parlando di un prezzo molto vicino a quello che abbiamo visto nel marzo 2021, da cui appunto è nata la quotazione, quindi l'IPO. A me piace il titolo perché comunque credo in questo settore, il gaming, secondo me è una delle economie che potrebbe battere ancora l'indice Nasdaq nei prossimi anni, quindi i titoli relativi come questo sono molto interessanti. Allora, lo prendiamo in considerazione non appena il daily ci permetterà di creare una candela, di una candlestick importante e rialzista, ma siamo vicini. Secondo me fra poco avremo qui l'occasione di entrare in posizione, quindi come sempre facciamo nei nostri interventi cerchiamo di anticipare quei prezzi che possono essere degli affari veri e propri per i nostri telespettatori, quindi anche questo è molto interessante, teniamolo d'occhio tra i 71, ma anche un po' più caro se si dovesse verificare qui, non so, una pimba importante o un test e spalla, vedremo. Sono convinto che appunto ormai mancano pochi giorni a un possibile rientro in tendenza rialzista, probabilmente lo rivedremo anche nelle prossime settimane, così lo seguiremo bene. Molto interessante anche la configurazione dello Z-score, che è uno degli indicatori miei preferiti, perché inizia a segnalare divergenza rialzista e quando è così vuol dire che i minimi del mercato praticamente sono molto molto vicini, se non addirittura sono stati già fatti. E allora questo per quanto riguarda Roblox, ci ha anche spiegato Lorenzo insomma un po' di analisi fondamentale presentandoci il titolo e il suo settore. Adesso andiamo a osservare invece un titolo un po' più conosciuto dai, diciamo, dai più, perché è legato in qualche modo al Bitcoin, o meglio alle criptovalute. Si tratta di Coinbase, che non aveva ancora dato il suo movimento di oggi, più 3,6%. 255 dollari ad azione, complice anche un Bitcoin che si sta avvicinando ai 60.000, siamo a 57.000 dollari, più 4,63%, stessa volatilità di Ethereum che si avvicina ai 3.600 dollari. Coinbase, caro Lorenzo. Ecco, Coinbase è una vecchia nostra conoscenza, l'abbiamo vista già in passato e adesso si sta riprendendo a rialzo in un modo molto, molto interessante assieme appunto al Bitcoin. Il mio target sul Bitcoin è intorno ai 75.000, dunque entro l'anno. Quindi mi aspetto, sono molto positivo ecco, nel settore cripto. Mi aspetto che appunto Coinbase, che è uno dei player più importanti, possa giovare
di questa nuova tendenza rialzista e finalmente anche andare oltre il muro dei 290 dollari, da cui appunto abbiamo visto difficoltà rialziste. Quindi qui abbiamo un target molto ambizioso, secondo me sarà capace di arrivare intorno ai 3,50-3,60, quindi è un buy, uno strong buy, chiamiamolo così, che si sente, si dice così, no? Quindi a mio avviso è appunto un titolo molto molto importante che si può comprare anche già su giù a questi prezzi e quindi diventa strategico per chi ama anche un pizzico di rischio legato appunto al mondo delle cripto. Ricordiamo che Coinbase, anche ad altri exchange, nonostante il ban delle cripto in Cina, nel mese di settembre hanno quasi tutti riportato un incremento dei volumi di trading e quindi delle fee pagate da chi fa trading nei vari exchange. Dunque, questo può solo beneficiare Coinbase, che naturalmente guadagna dalle fee dei suoi utenti. E dunque i volumi tendono ad essere sempre alti nel mercato delle cripto e dunque per questo sono ancora fiducioso sul titolo. Andiamo avanti, intanto insomma ti seguivo anch'io con le tue osservazioni grafiche, insomma con i 290 che in un paio di occasioni il mercato ha respinto verso il basso, andando poi appunto a ripiegare intorno ai 228, oggi una bella candela rialzista a più 3,5%. Allora andiamo avanti, il prossimo titolo che osserviamo si tratta di Las Vegas Sands, le spiagge di Las Vegas. Beh, sì, Las Vegas il Sands nome è figo. Corporation, sì, ovviamente poi Esatto. ci ridiamo su anche un Settore. pochino. Esatto. Settore anticiclico, nel senso che si occupa tantissimo anche di casinò, ma anche di strutture alberghiere e principalmente direi di strutture alberghieri. E questo titolo, come in tanti altri titoli del settore, ha avuto momenti molto difficili. Però osserviamo cosa è accaduto dal metà di settembre. Ecco, praticamente con l'apertura anche dei voli internazionali verso l'America e altro, un po' tutto il settore si sta svegliando. E Las Vegas, che è sicuramente un'attrazione turistica importante, cioè ha rallentato il rimbalzo che invece abbiamo visto in altri titoli, ma con questi ultimi movimenti inizia a rompere questa zona di lateralità da cui appunto è da 15 giorni sospesa. A mio avviso è un rischio basso entrare magari anche ai prezzi attuali e fissare uno stop sul minimo di quest'anno, quindi a 35 dollari. A mio avviso è un rischio basso nei confronti di che cosa? Di un possibile rialzo che potrebbe andare ad agganciare la media 200. Quindi stiamo parlando da un movimento che va dai 39, 38 attuali a circa 50, 52. Quindi è quasi un terzo, un 30% di potenzialità di rialzo, e non è da escludere che questo tipo di titoli che sono stati sottovenduti, sottovalutati per tanto tempo, ecco, non possano fare appunto una fiammata per 2 o 3 settimane consecutive e raggiungere dei target interessanti. Mi piace anche la potenzialità degli earnings del 28 di ottobre che potrebbero dare un po' di vivacità ancora qui nel nostro titolo preso in considerazione. Quindi diciamo che è un buy che si potrebbe fare anche quasi nell'immediato. Guarda anche i volumi che nel gap down che si è aperto il 14 di settembre, poi hanno però fermato le vendite. Questo è un altro indice, secondo me, importante nel dire sì, è vero, abbiamo fatto scendere i prezzi, abbiamo leggermente ritoccato il minimo, ma non abbiamo tentato di spingerlo ancora più in basso. Vuol dire che probabilmente il prezzo che ha raggiunto in queste ultime giornate sembra un fair value, un valore accettato dal mercato e cui non vuole appunto rinunciare.
E allora andiamo avanti con il prossimo titolo e qui andiamo sostanzialmente a un titolo dei più antichi, se vogliamo, di Wall Street, e cioè su Unilever. Unilever che è quotato nel NYSE, se non sbaglio, Esatto. e che oggi apre a, insomma, sta viaggiando a un più 0,34%. Più 0,34%, nice, scusate, l'Unilever che, come vedete, insomma, arriva dagli anni 60, anzi dagli anni, a fine anni 60, quotato in borsa, un trend di lunghissimo periodo, ma per lunghissimo intendiamo lungo quasi come l'astronave di Ballo Spaziale, per chi ha visto il film. Se poi andiamo a vedere in realtà un po' più da vicino, notiamo come di breve c'è invece un trend negativo, ce lo dice la media mobile a 200 e la media mobile a 50 periodi. Lorenzo, che ci racconti su Unilever? Bene, è L'hai visto naturalmente Balle Spaziali? ma forse anni No, fa, non eh? lo sì, non No, allora ricordo ti invito a riguardarlo bene, perché però. è molto molto più attuale di quanto possa sembrare. È un film Ah, comico di Mel beh, Brooks, sì, per chi non lo comico lo conoscesse. ricordo, certo. No, va bene, me lo appunto per il weekend, Bravo, vediamo. perfetto. Dunque, Unilever, perché mi piace Unilever? Perché giustamente è un'azienda che è una multinazionale importante, un settore dei beni ciclici, cioè anticiclici, di consumo generalista, e nonostante ciò, comunque nell'ultimo periodo, come hai ben detto tu, non riesce a seguire un po' la moda dell'azionario che ha avuto invece degli ottimi spunti. Il prezzo che abbiamo visto adesso è molto vicino sia ai minimi di marzo 2020 sia alla parte, diciamo, di rimbalzo dopo la catastrofe del Covid del 2020. Stiamo parlando dei prezzi tra aprile e maggio 2020. Quindi stiamo, diciamo, di nuovo nel punto in cui potrebbe ripartire, creando questa zona di triplo, doppio minimo, triplo minimo, chiamiamolo, ecco, in tanti modi, ma comunque è una zona, a mio avviso, di supporto. E un altro elemento che mi piace anche qui è che appunto c'è già una leggera divergenza sullo Z-score, che è sempre appunto questo fantastico, io ritengo, indicatore che utilizzo, e che anche qui mi dà fiducia nel fatto che appunto i mercati potrebbero aver deciso che circa 50-52 dollari è quella fascia di prezzo da tenere da tenere come valore. Quale potrebbe essere il target? Bene, non andrei a ricercare valori oltre 55 dollari per adesso, essendo uno strumento debole, il rimbalzo comunque non penso che possa essere tra i più favorevoli, però appunto rischiare anche un dollaro in base al prezzo attuale per poter arrivare a 55, quindi uno per prenderne tre, mi sembra un buon rapporto rendimento. Unilever, per chi non lo sa, per i pochi che non lo sanno, insomma, è una società globale olandese-britannica e che è titolare dei marchi più diffusi nel campo dell'alimentazione e della grande distribuzione. Per intenderci, Lipton, Algida, Grom, un'acquisizione peraltro abbastanza recente, Calvé, Bertolli, insomma, ma anche Dove, anche Lux, insomma, Impulse, è un po' titolare di Coccolino, Oax, insomma, è titolare di molti dei marchi che ci ritroviamo sugli scaffali del supermercato e ha, insomma, una storia infinita, dato che appunto nasce nel 1930, fusione tra i fratelli Lever e l'olandese Nederlandsch Margarine Uni. Non garantisco sulla pronuncia, ma insomma ci siamo capiti. Caro Lorenzo, andiamo avanti e finalmente andiamo a vedere qualcosa anche del nostro indice a Piazza Affari. Analizziamo insieme Nexi, che oggi perde lo 0,68%. Sì, come hai detto tu, Nexi è debole, proviene anche questo titolo da una fase di debolezza che dovrebbe aver però avuto un diciamo,
si è riuscito a creare, secondo me, un supporto intorno ai 15,83, da cui è stazionato per 2-3 giorni, tentativo di recupero della media, di nuovo in questi ultimi 2 giorni ribassista. Le lunghe shadow che si stanno iniziando a formare, però, mi fanno ben pensare appunto che il supporto potrebbe tenere. Quindi, anche questo, a mio avviso, è un titolo che terrei tra i finanziari che terrei in portafoglio. Ricordiamo che il settore finanziario è tra i più forti nel 2021. Ci sono un po' tutti gli ETF sui financial che sono in grande rispolvero, e quindi ad esempio ti faccio vedere XLF, è uno degli ETF più importanti, che tende ad essere adesso ai massimi storici. Quindi il settore sta trainando in modo importante diciamo la parte finanziaria e borsistica, e i titoli legati, quali Nexi in Italia, che sono stati tra i più virtuosi anche in passato, a mio avviso potrebbero quindi continuare a beneficiare di questa situazione. Ecco perché l'ho voluto inserire. Sul Nexi, ritornando quindi al titolo, mi aspetto un rimbalzo considerevole non appena riusciamo a sbloccare la media mobile, quindi a ritornare sopra 16,50 per recuperare i 17,50. Se volessimo fare anche qui una prospettiva di rischio rendimento, anche un ingresso al mercato attuale con uno stop a 15,60, cioè praticamente leggermente sotto i minimi precedenti, vuol dire andare a rischiare 50 centesimi tecnicamente per poterne prendere 1,50. Anche qui, ecco, appunto, riesce fuori un rischio di rendimento di 1,3, che è molto molto allettante. E a mio avviso, ecco, 17 euro è un prezzo possibile, un prezzo che, ecco, questo titolo riuscirà, secondo me, a stampare nuovamente. 17 che aveva fatto anche da supporto, insomma, in passato, l'abbiamo visto soprattutto nel mese di agosto, poi rotto al ribasso da una candela piuttosto imponente, quella del meno 4,12, con cui rottura del supporto e anche, diciamo, era riuscito anche ad acchiappare la media mobile a 200. E adesso stiamo assistendo, insomma, a un tentativo di ripresa da parte di Nexi. Lorenzo, ultimo titolo che osserviamo insieme, si tratta, scusate, di Ginkgo Bioworks. Works o Bioworks, se vogliamo pronunciarla in maniera insomma all'inglese, ed è un'azienda biotecnologica degli States fondata peraltro da scienziati dell'MIT, quindi siamo nel Massachusetts. Codice, lo diciamo anche agli amici a casa, caro Lorenzo, DNA, molto più semplicemente. Eccolo qua, Ginkgo Bioworks Holdings. Come mai hai scelto questo titolo? Allora, è un titolo sicuramente per forti di cuore, perché giustamente dopo una fase praticamente piatta si sveglia, adesso ritorna ai prezzi precedenti. Diciamo che ho fatto un po' di indagini e ho visto che la ARK, ARK, che sono appunto gestori di fondi, sta pian piano accumulando questo titolo, e quindi mi sono messo un po' a sbirciare cosa fanno e come Hai fatto potrebbero, bene, hai fatto appunto. bene. Se non Esatto, sbirciamo noi, esatto. insomma, chi sbircia? Giusto, giusto. È vero, c'è un rischio alto perché questo tipo di aziende appunto vivono di notizie, di appunto magari farmaci o appunto brevetti che vengono approvati o bocciati, ma il fatto che un grande fondo come ARK si stia concentrando pian piano su questo titolo, nonostante anche già nella fase rialzista, mi fa ben pensare che probabilmente le prospettive di avere un'ottima notizia possono ancora essere presenti. Tra l'altro, ecco, 9,90 è la quotazione attuale, un minimo di 8,80, ecco,
se noi lavoriamo sempre bene, come sappiamo fare con gli stop loss, comunque possiamo sempre limitare il rischio e riuscire magari ad agganciare una volatilità estrema. Questo titolo attualmente è fermo, ma ad esempio io già l'ho tradato un paio di volte, in giornata ho visto prezzi allucinanti dal meno 10 al più 10 nella fase di volatilità, quindi ecco, è un titolo, ripeto, per forti di cuore, ma questa è una fascia interessante perché riprende l'equilibrio precedente e dunque ecco, mi aspetto o una continuazione della lateralità e quindi rischio sotto controllo, o oppure di nuovo volatilità rialzista e eventualmente appunto ci giochiamo lo stop loss per cavalcare un più 10. Questi sono titoli in cui ecco, il più 10 è quasi inaspettato, ma arriva con una velocità incredibile. Ecco, questo è un po', ecco, per chi piace è un po' di piccante all'interno del portafoglio, e basta, ecco, tutto qui. Perfetto, perfetto Lorenzo. C'è una domanda di Luis da Napoli che non abbiamo tempo per rispondergli, ma che ci segniamo e promettiamo di, insomma, tornarci settimana prossima, poi magari se, insomma, con altri ospiti, già domani magari con Enrico J riusciamo a farlo. Però te lo lascio così, insomma, perché tu poi quando vai a sbirciare, come dici tu spesso, tiri fuori informazioni interessanti, per cui secondo me è vale la pena tentare di tornarci settimana prossima. Un saluto a Luis, perché poi ci fa anche i complimenti, quindi graditi sia a noi di Le Fonti sia a te Lorenzo per quello che ci mostra, per la tua operatività. Il suo commento è su Anheuser-Busch InBev, che si tratta peraltro di un'azienda, di una multinazionale attiva nelle produzioni di bevande alcoliche e analcoliche, ed è tra le più forti, insomma, negli Stati Uniti. Lui ci spiega che ha un certificato con barriera 35 e ci dice, insomma, ritiene possibile che la fase calante di tale azienda possa fermarsi e riprendere verso quota 58 livello strike. Ci torniamo al più tardi, insomma, settimana prossima con Lorenzo, però ho letto questa domanda, così la cristallizziamo, la cementiamo e ce la teniamo anche per questa settimana. Intanto Lorenzo, grazie. Grazie a te, sì, con piacere, poi risponderemo anche. Ti giro poi la domanda completa, insomma, via telefono senza problemi. Intanto we-trading.eu per seguire da vicino Lorenzo. Ciao, alla prossima. Grazie a tutti e buon lavoro a tutti. Ciao.